Unisci in una ciotola la farina zero e l'acqua tiepida. Versa il latte tiepido. Ora un pizzico di sale e il bicarbonato. Inizia a mescolare il tutto con una spatola. Prosegui con le mani lavorando il panetto su un piano da lavoro. Avvolgi la palla d'impasto nella pellicola e lascia riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. Dividi la palla d'impasto in 4 parti e lavora i singoli pezzi per creare palline lisce e omogenee. Stendi ogni pallina ad uno spessore di circa 3-4 mm. Per preparare le mini piadine, dividi una delle 4 parti di impasto in 2. Ruota la pallina di impasto tra le mani e stendila ad uno spessore di circa 3-4 mm. Cuoci la piadina su una piastra rovente e non appena si creano le bolle, rompile con i rebbi di una forchetta. Dopo 1-2 minuti gira la piadina e cuocila dall'altro lato per altri 1-2 minuti. Farcisci la piadina con il ripieno che più ti piace, noi abbiamo scelto la tradizionale farcitura con stracchino e rucola.